Moto Nexus 6 è il nuovo gioiello di Google, o meglio, il gioiellone di Google. Il nuovo Nexus sarà più grande, più potente di tutti i suoi predecessori, monta un potente processore quad-core da 2,7 GHz. Il design è sicuramente più stondato, tutto in stile Motorola, quindi tondeggiante nella parte posteriore, molto molto simile al Moto X. Il display è il vero punto di svolta, 5,96 pollici, quindi quasi un 6 pollici, ha i tasti su schermo, quindi l'usabilità sarà leggermente ridotta, e ha anche un display QHD, quindi una definizione davvero quasi impercettibile all'occhio umano. Verrà presentato in due colorazioni, una bianca, una nera, colorazioni un po' più moderne che sicuramente risultano più eleganti rispetto a quelle in plastica gommata di Nexus 5. Funzionalità davvero interessantissima, quella di poter caricare la batteria in 15 minuti per avere una durata dello smartphone in 6 ore. Questo forse è il punto più interessante di tutti, perché non avevamo ancora visto nessun tipo di tecnologia simile a questa, almeno per ora. Speriamo funzioni. Ha una fotocamera da 13 megapixel con il flash circolare proprio in stile Motorola, molto bello, anche l'occhio vuole la sua parte, e avrà anche la stabilizzazione ottica dell'immagine, ormai come hanno tutti gli ultimi smartphone. Monterà la versione 5 di Android, quindi Lollipop, che arriverà a breve su tutti i telefoni Nexus. Nota davvero dolente il prezzo, 649€ per la versione 32 GB, e 699€ per la versione 64 GB. Bene, il punto forte di Nexus era un rapporto qualità-prezzo imbattibile, e se iPhone 6 Plus non è un vero iPhone per dimensioni, stile, eccetera eccetera, questo sicuramente non è il nuovo Nexus. E per fortuna che Motorola ci aveva detto che i telefoni da $700 avevano i giorni contati.